Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo questa ARF7 Lite della Racer Star, flight controller economico per droni in digitale. Come sempre, se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione. All'interno della confezione abbiamo la scheda e due cavi di collegamento, uno per gli ESC e l'altro per il sistema DJI. Le caratteristiche sono quelle standard per i flight controller moderni, processore F7 e gyro M+6000. Abbiamo anche una memoria flash da 16 MB per registrare il log della black box. Negli angoli troviamo i gomini del soft mount per proteggere il giroscopio dalle vibrazioni trasmesse dal telaio. Il formato è quello standard 30x30. Il layout della scheda è ben studiato, con i pad ben distribuiti sui quattro lati. Nella parte superiore abbiamo il connettore degli ESC con i pad corrispondenti anche stampati sulla scheda. Infatti sotto abbiamo alimentazione, terra, telemetria, sensore di corrente e pad motori. Come notiamo ci sono anche M5 ed M6 a indicare la possibilità di aggiungere altri due motori per creare un esacottero. Possiamo alimentare questa scheda con lipo da 3 a 6 celle. Su questo lato abbiamo la UART 2 e la UART 4 complete di TX, RX, terra e alimentazione. Più sotto abbiamo i pad per collegare il buzzer. Io consiglio sempre di usarne uno autoalimentato. Se non sapete come collegarlo, ho già realizzato una guida su come fare. Vi lascio il link in descrizione. Per finire troviamo un pad RSSI che ho visto può creare qualche dubbio a chi ha le prime armi. Per il 99% delle persone questo pad RSSI non serve a nulla, questo perché le comuni riceventi come FRSKY, TBS eccetera inviano l'RSSI direttamente tramite canale AUX, quindi non c'è bisogno di collegare nessun cavo extra e potete tranquillamente ignorare questo pad. Nella parte inferiore abbiamo le altre UART, in particolare la 6 e la 5, anche queste complete di TX ed RX. Per quanto riguarda i pad alimentazione abbiamo il solito 5V, un 3.3V per riceventi Spectrum e il 9V per il sistema DJI. In ogni caso comunque i collegamenti necessari per il sistema digitale sono riportati tutti nel connettore qua sotto. Quindi basterà semplicemente collegare un'estremità del cavo alla scheda e l'altra estremità all'Air Unit o alla CADX Vista. Passando al lato sinistro abbiamo il connettore USB di tipo C per configurare la scheda su Betaflight e i pad SDA ed SCL nel caso vogliate collegare un GPS con bussola. Qui abbiamo il tasto del boot per fare l'aggiornamento firmware, il target di questa scheda è JHE F7 Dual. Sul fondo della scheda troviamo lo spazio per collegare una TBS Nano RX nel caso usiate il sistema Crossfire. Con la ricevente in questo punto il sistema diventa molto compatto, tuttavia vi sconsiglio di saldare la ricevente nei pin, perché nel caso la vogliate togliere diventa complicato di saldarla. Sarebbe meglio usare i fili che sono più semplici da rimuovere. Come abbiamo detto all'inizio, questa scheda è rivolta a chi usa un drone con sistema digitale DJI, questo perché nella scheda non è presente il chip dell'USD. Come avrete notato infatti non ci sono nemmeno i pad video in e video out per collegare videocamera e VTX analogiche. Il fatto che non sia presente il chip dell'USD però non significa che non vedremo i dati direttamente negli occhiali. Il sistema digitale infatti prende tutti i valori come carica della batteria, segnale RSSI eccetera direttamente dal collegamento UART, quindi pur non avendo questo chip vedremo lo stesso a schermo tutti i dati che ci servono. Se avete un sistema analogico potete usare lo stesso questa scheda, ma non avendo l'USD ve ne sconsiglio fortemente l'acquisto. Se invece cercate una scheda per una build digitale economica potete tranquillamente prenderla in considerazione, perché è una scheda ben studiata, con i pad al posto giusto ed offre tutto quello che può servire nella costruzione del nostro drone. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione della Racer Star Air F7. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.